dea di quelli che sono al margine della vita, poiché Dio ha campato fuori le mura, fuori le mura. Dea di quelli che sono nella periferia della storia, poiché Dio li renderà numeri primi, numeri primi. Sono convinti che non essere se stessi faciliti il controllo, l'incasellamento e dia anche più sicurezza al rapporto con l'altro, alle nostre relazioni. A tutti noi spesso dà più tranquillità sapere l'altro prevedibile, stagnante e immobile. Si arriva fin anche a collocare l'altro in definizioni più che libertà. Quando invece Gesù, nei racconti dei Vangeli e in particolare in questo di questa domenica, toglie il velo da tutto questo. Le persone spezzano le catene del nascondimento e riconoscono pienamente se stesse, perché è questo che vuole Dio per ciascuno di noi. Nel brano del cieco nato, tutto ha inizio per strada, nel cammino. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Perché credo che la strada della libertà si chiarisce percorrendola. È nel mentre del cammino che avviene d'essere liberi e di essere pienamente uomini e donne. Ma ecco che i discepoli intervengono. Chi ha peccato? Gli altri intervengono spesso ad ostacolare il cammino di libertà. Una domanda che fanno i discepoli, che ha già dentro di sé la risposta, secondo la loro gretta mentalità, per cui chi nasce cieco, lebbroso o con malattie è perché sta pagando gli errori fatti o gli errori fatti dai propri antenati. Assurdo. Gesù capovolge la domanda e la mentalità e comincia a liberare, comincia a guarire. Nessuno ha peccato, e così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. La sua malattia è una benedizione. È cieco perché grazie a questa cecità lui sarà libero, sarà finalmente se stesso. Se solo anche noi comprendessimo questo, quando all'improvviso nella nostra vita arriva una malattia. Spesso quello che non ci piace di noi, quello che stiamo rifiutando dalla nostra vita, può salvarci, può essere la soluzione, il percorso da fare. Per cominciare ad essere libero, la prima cosa è guardarsi bene dentro, accogliere totalmente se stessi, soprattutto il fango di noi, e metterlo sugli occhi, ma non per sempre. Una volta capito che hai sbagliato, una volta visto l'errore fatto, una volta compresa la tua paura, devi andare a lavarti, a togliere il fango dai tuoi occhi. Non puoi restare a piangerti addosso per sempre. E il Vangelo, quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco le tre azioni, i tre movimenti che il Vangelo di questa domenica ci propone per essere pienamente liberi. Andare, muoversi, fare qualcosa, non restare fermi. Non importa all'inizio decidersi bene, ma camminare, togliersi di dosso il mantello del lutto, lavare, liberarsi dallo sbaglio, trasformare il male in bene,
il fango in luce, l'errore in amore. Alzare la testa e sentirsi chiamati dal futuro per una nuova vita. Terzo ed ultimo movimento, tornare. E questo mi piace da vivere. Si torna sempre dove si è stati bene, dove siamo liberamente noi stessi. Si può tornare nella stessa casa, allo stesso lavoro, nella stessa famiglia, nella stessa comunità, ma con altri occhi. Occhi che ci vedono, occhi liberi, occhi che sono nostri, finalmente senza paura. Non necessariamente per essere libero devo cambiare lavoro per forza, o moglie o marito o comunità, ma posso tornare e guardarli diversamente, con autenticità e novità. C'è solo un grande rischio alla fine di questo brano del Vangelo, che sta proprio nel finale. Il rischio è: lo cacciarono fuori. Sì, credo che il guado da attraversare è quello del comportamento degli altri, che non ti riconoscono, ti preferivano come eri, ti chiedono cosa mai ti sia successo. Se questo avviene, siete sulla strada giusta. L'autenticità fa paura a molti. Non tutti riescono a reggerla, e allora preferiscono che tu vada e vada lontano, e molti ti cacciano fuori dalla propria vita. Non tutti, però. Ci saranno alcuni inaspettati che saranno felici con te della libertà raggiunta. Gridate anche voi dai tetti delle vostre vite, come il cieco nato: sono io. Ed è davvero bellissimo. Chi ti vuole bene veramente ti ama esattamente per quello che sei e non per quello che fai o dovresti essere. Diciamocelo pure: in molti cercano l'autenticità, la desiderano, a volte la pretendono, ma poi quando la incontrano spesso scappano via, la frenano, e noi ci rifugiamo nelle convenzioni, nelle tane e nei nidi che ci assicurano il tepore della mediocrità e una vita apparentemente più facile. Chissà poi perché. Siate l'anomalia, l'aberrazione, l'errore, l'inconveniente, la diversità, il dato indecifrabile. Lasciate che, guardandovi, scuotano le loro teste uniformate. Lasciate che si vergognino di voi, che si imbarazzino, che si incazzino pure. Vi insulteranno. Voi lasciateli fare. Lasciate che si prendano gioco di voi, che vi additino, che ridano. Resistete al loro scherno. Siate la loro vittima, il loro zimbello. Siate ai loro occhi un clamoroso fallimento. Una tigre non perde il sonno curandosi di ciò che pensano le pecore. Andate avanti. Siate la cicatrice sul loro modo di vedere le cose e sulla loro normalità. Vi detesteranno, vi temeranno, desidereranno essere come voi. Buona domenica a tutti.